un commento su queste dimissioni del PD. Ho ricevuto il vice sindaco Zagarella e altri tre assessori del PD, De Bonis, Chiarini e Risso, che mi hanno consegnato le dimissioni così come avevano annunciato alcuni giorni fa. Onestamente, mi dispiace dal punto di vista umano, perché comunque sono stati 4 anni e mezzo di collaborazione proficua, però purtroppo a volte le dinamiche della politica, che è un mondo che, ripeto, io non conosco, e più passa il tempo più mi stupisce, perché ogni tanto accadono cose che veramente vanno al di fuori dell'umana comprensione, ha fatto sì che abbiano rassegnato le dimissioni. Ripeto, mi dispiace, io li ringrazio per il lavoro svolto e non so onestamente bene che cosa succederà all'amministrazione da qua alla sua scadenza naturale. Io spero che per il bene della città i consiglieri comunali abbiano, come dire, a cuore la città e consentano e mi consentono di arrivare a fine mandato per fare le cose che la città richiede, senza, diciamo, andare a inventare piani regolatori piuttosto che cose, diciamo, di straordinaria amministrazione, ma semplicemente le cose che la città e i cittadini chiedono che vengano fatte da qua alla fine. Anche perché dico solo una cosa: il Comune di Imperia da 2013, anche da prima, dal 2012, si trova in una situazione finanziaria abbastanza critica. Siamo spesso chiamati dalla Corte dei Conti a riferire sullo stato di avanzamento del risanamento che questa amministrazione ha portato avanti e sta portando avanti. Se venisse un commissario, io credo che la prima cosa che farebbe, ma perché lo farei anch'io ora che conosco le dinamiche di funzionamento degli enti, fossi mai nella vita un commissario prefettizio, venisse qua un commissario, la prima cosa che farebbe sarebbe quella di dichiarare il dissesto economico dell'ente, con la conseguenza che per i prossimi 10 anni minimo ci sarebbe un piano di risanamento economico che impedirebbe di fare investimenti sulla città. Invece, essendoci un'amministrazione, questo si può evitare, perché si possono mettere in pratica azioni, magari si sacrifica una cosa, si tagliano qualcos'altro, quindi si fanno dei ragionamenti, non si prende la carta e la calcolatrice e la penna e si fa un taglio secco, perché per risolvere un problema. Questo è uno dei motivi per cui faccio questo appello a tutti i consiglieri comunali. Se ci fosse la mozione di sfiducia? Se è sfiducia, una mozione che viene, per essere presentata, ha bisogno di 13 firmatari, per essere approvata ha bisogno di 17 voti favorevoli. Se ci sarà la mozione di sfiducia, io accetterò il risultato. È chiaro che non è che posso fare il rivoluzionario o andare contro alle regole della democrazia. Viviamo in una democrazia regolata da regole. PDA già, se succedesse questo, però, rispetto all'appello che ho fatto prima, io penso che i consiglieri comunali una mano sulla coscienza se la dovrebbero mettere. Poi, ripeto, facciano cosa vogliono. È noto che io ho un lavoro, non è che ho bisogno di stare qua, quindi se posso stare a fare lavoro per i cittadini di Imperia, ben volentieri resto. Se devo andare per la volontà di 17 persone che siedono in consiglio comunale, va, non c'è problema. Il futuro della Giunta? La Giunta, adesso, mi sembra prematuro, però. Beh, ci sarà una redistribuzione degli incarichi, un azzeramento.